Esce tra gli applausi dei suoi tifosi, la Biagio, brava, cinica, lucida, solida. L'Atletico e Alma, idee e cuore ma poca precisione, poca fortuna e difesa non sempre impeccabile. Si inizia con quattro difensori, una punta per parte, con l'Atletico nell'Atletico Paradisi a ridosso di Tassi e due ali a spingere. Negli ospiti Gabrielloni di punta, Borgognoni a spingere sulla sinistra, un po' più arretrato sulla destra Domenichetti. Ci prova subito l'Atletico Alma, ma ci riesce al sesto la Biagio Nazzaro. Azione veloce, tiro di Rossini, deviazione di Palazzi, facile facile per Cecchetti, solo Soletto mettere dentro la palla dell'1-0. Al sedicesimo Atletico pericoloso, cross, testa di Tomassini da due passi, Allegrini in angolo. La Biagio fa bene a non chiudersi, l'Atletico non è lucidissimo ma ci prova con tanto cuore ma anche con le idee ma con poca precisione. E al 42esimo invece arriva il raddoppio della Biagio Nazzaro, cross dalla destra, uscita vuoto di Palazzi, palla dall'altra parte per Borgognoni, nuovo cross, Gabrielloni in sacca, azione comunque da rivedere però per un presunto fuorigioco. Non si arrende ancora l'Atletico e al 44esimo sul proseguo di una punizione Angelelli impegna Allegrini da pochi passi sul primo palo. Si va a riposo sul 2-0, la ripresa vede subito l'Atletico rabbioso in avanti e al terzo minuto mischia colossale in area della Biagio Nazzaro ma nessuno mette dentro. Due minuti dopo trattenuta in area di Maggi, rigore e Maggi negli spogliatoi, tira Angelelli ma Allegrini devia sul proseguo dell'azione, ancora Angelelli a impegnare Allegrini che nega per la quarta volta il gol al numero 7 dell'Atletico Fano. In 10 contro 11 la Biagio non si chiude ancora e gioca per qualche minuto con la difesa a 3 con centrocampisti al bisogno pronti a rientrare nelle retrovie. Poi al 13esimo minuto e 30 secondi la difesa torna a 4 e entra D'Urso il numero 15, esce il 17enne Giampieri. Al 22esimo anche Baldarelli cambia, fuori Angelelli, dentro il 16enne Damiani. E un minuto dopo Allegrini anticipa in uscita Tassi in area di rigore. Dal 20esimo ancora Tassi, caparbio, cross in area per un pelo, questa volta non ci arriva il nuovo entrato, come abbiamo detto, il giovanissimo Damiani. Alla mezz'ora ancora cambi nell'Atletico, Muratori per Tomassini per rafforzare l'attacco, si cambia ancora da una parte e dall'altra ma non cambia il risultato. Biagio Nazzaro 2, Atletico 0. Abbiamo l'onore di parlare col vicepresidente della Biagio Nazzaro, bravi ad andare in vantaggio, bravi a non chiudersi, bravi a raddoppiare, insomma bravi dai. La prestazione della squadra c'è stata, abbiamo visto una squadra vogliosa di fare il risultato come d'altronde il periodo ci comportava, i ragazzi si sono comportati bene nonostante che di fronte avessero una bella squadra. Una squadra giovane come la nostra, perché noi in fin dei conti l'obiettivo era fare la prestazione, però è anche valorizzare dei ragazzi che ci teniamo che si valorizzino. La prestazione c'è stata, il risultato pure, quindi non possiamo far altro che essere positivi dopo questa giornata. E campionato, di solito i tifosi se lo chiedono, no? Campionato tranquillo o qualcosina magari in più se ci scappa? I tifosi è giusto che si chiedino cosa non cosa voglia fare la squadra, la società, noi non ci poniamo limiti. Sì, che la Biagio era una buona squadra, questo lo sapevamo perché lo dimostra quello che stanno facendo durante questo campionato. Io non posso rimproverare nulla ai miei giocatori perché secondo me abbiamo già fatto oggi una gara importante, mi hanno dato a livello fisico tutto fino alla fine, mentale, creando diverse occasioni da rete. È chiaro che se il risultato è questo, qualcosa che non va c'è e dovremo lavorarci sopra. Ecco, la seconda domanda che avevo scritto è proprio questa: che cos'è che non va? Ma la squadra oggi ha giocato un buon calcio, il lavoro che abbiamo cominciato a fare, il tipo di mentalità che voglio dare alla squadra si è visto, ma è chiaro che oggi gli episodi ci hanno condannato perché
abbiamo avuto diverse occasioni, un paio me ne ricordo io sulla linea, un rigore sbagliato, e gli avversari due situazioni ci hanno puniti. Dovremmo essere più cinici, capire cos'è la categoria e mettere nel nostro paniere tutto quello che si crea, non bisogna assolutamente sprecare nulla qua. Qualche arrivo oppure va bene così? Ma adesso dovremmo un attimo vederci con la società, e questa settimana avevamo anche diverse assenze per infortuni, faremo il punto della situazione e poi si deciderà.